Una stagione interrotta sul più bello proprio quando accanto all'obiettivo di un bis tricolore anche il traguardo europeo si era fatto ancor più goloso grazie al successo nell'andata dei quarti di finale di Coppa Campioni in casa delle campionesse uscenti del Sabadell. L'equipe Orizzonte ha dovuto rimandare i propri sogni di grandezza nazionale e continentale a causa dell'emergenza coronavirus, passo mentale obbligatorio ma non facile, specie per chi è abituata a inseguire costantemente i propri obiettivi come nel caso delle ragazze di Martina Miceli. Sia dal punto di vista fisico che mentale, devo dire, non abbiamo riscontrato grandi problemi, cioè abbiamo fatto un grandissimo lavoro, più di me Renato Caruso, il preparatore atletico, che ha mandato ogni giorno un allenamento diverso alle ragazze, per cui veramente le ragazze sono state bravissime, si sono allenate bene, hanno ricominciato ora da una settimana anche in acqua e devo dire le ho trovate anche fisicamente bene. A livello di testa non è facile stare lontano dagli obiettivi per così tanto tempo, però secondo me ne traeranno giovamento perché erano veramente anni che non si fermavano e ora pensiamo alla prossima stagione. Sarà un anno importante sia per noi perché ci è rimasto comunque qui, ci avevamo il sentore di aver iniziato qualcosa di importante, stiamo programmando tutto con l'avvio previsto della stagione a ottobre e un campionato regolare. E poi se succederà l'imprevedibile sarà una cosa che andrà al di là delle nostre possibilità. Forte anche l'impatto delle restrizioni sul lavoro delle giovanili che anche in quarantena hanno però ottenuto il passo delle campionesse. Il fatto di non avere le partite sì è pesante, però può essere un momento dove il singolo atleta, anche i bambini molto giovani, possano magari avere più attenzioni su dei fondamentali nella quotidianità del campionato eccetera siamo costretti a tralasciare. Poi a livello giovanile la federazione sta cercando comunque di portare a termine in qualche modo la stagione. Ci siamo sentiti con gli altri tecnici di A1, con i tecnici federali, anche la maschile, stiamo cercando di riuscire a fare delle finali regionali ad agosto e poi una sorta di finale nazionale, sempre insomma norme permettendo e situazione sanitaria permettendo. Vedremo, comunque per loro sarebbe un buon modo per finire una stagione strana.